Sam e Brennero, i compagni meno provati in allegro tumulto, io in un silenzio gremito di memoria. Di 650 quanti eravamo partiti, ritornavamo in tre. Sentivamo fluirci per le vene, insieme col sangue estenuato, il veleno di Auschwitz. I mesi ora trascorsi ci apparivano come una tregua, un dono provvidenziale ma irripetibile del destino. Quanto avevamo perduto in quei mesi? Che cosa avremmo ritrovato a casa? Non lo sapevamo, ma sapevamo che sulle soglie delle nostre case ci attendeva una prova. Avete letto l'anno sulle Abbiamo letto Io Lusso. Ah, l'avete letto? Io sì. Ecco, andate lassù, trovate le trincee. Grazie. Milanesi che hanno letto Lusso, bene, bravi. Bravi gli insegnanti. Beh, quando arrivano su un'ora e mezza, quel passo lì. E non sono, l'anno scorso non sono nemmeno andato a sciare. Dopo quasi 80 anni ho dovuto rinunciare. Che se caso mi rompo una gamba e mi dicono anche che mona. Caro primo, sono ormai tanti anni che ci conosciamo, più di 30. Erano appena usciti i nostri due primi libri. E una vigilia di Natale esprimessi il desiderio di trascorrere con me la notte del 25 dicembre. Ti scrissi subito: vieni, andremo a camminare per nevi incontaminate su per la montagna. Accenderemo il fuoco dentro un bivacco e staremo in silenzio a guardare le fiamme. Ma tu non venisti. Giunsi a Torino il 19 di ottobre. La casa era in piedi, tutti i familiari vivi. Ma solo dopo molti mesi svanì in me l'abitudine di camminare con lo sguardo fisso al suolo come per cercarvi qualcosa da mangiare. Non ho cessato di visitarmi un sogno pieno di spavento. Sono a tavola con la famiglia o con amici in un ambiente placido e disteso, privo di tensione e di pena. Eppure provo un'angoscia sottile e profonda, la sensazione definita di una minaccia che incombe. Infatti, al procedere del sogno, ogni volta in modo diverso, tutto cade e si disfa intorno a me, lo scenario, le pareti, le persone, e l'angoscia si fa più intensa e più precisa. Tutto è ora volto in caos. Sono al centro di un nulla grigio torbido, ed ecco, io so che cosa significa, e anche so di averlo sempre saputo. Sono di nuovo in lager, e nulla era vero all'infuori del lager. Esistono remissioni, tregue, come, nella vita del campo, l'inquieto riposo notturno. E la stessa vita umana è una tregua, una proroga. Ma sono intervalli brevi e presto interrotti dal comando dell'alba, temuto ma non inatteso, dalla voce straniera che pure tutti intendono e obbediscono. Questa voce comanda, anzi invita alla morte, ed è sommessa perché la morte è iscritta nella vita e implicita nel destino umano, inevitabile, irresistibile. Allo stesso modo nessuno avrebbe potuto pensare di opporsi al comando del risveglio nelle gelide alpi di Auschwitz. Ieri, caro primo, era una giornata splendida di primavera. Ho visto il ritorno delle prime rondini e il bosco risuonava di canti degli uccelli in amore. Ma io piangevo perché tu te n'eri andato. Oggi il cielo è velato, il temporale gira per le montagne. Ma non piango più perché ho nel cuore il tesoro che tu mi hai lasciato
e che mi aiuta a essere meno stupido e meno cattivo. Fra le cose più care ho anche due tue poesie. Una inserita in una lettera tutta manoscritta che si intitola A Mario e a Nuto. Ho due fratelli con molta vita alle spalle, nati all'ombra delle montagne. Hanno imparato l'indignazione nella neve di un paese lontano ed hanno scritto libri non inutili. Come me hanno tollerato la vista di Medusa che non li ha impietriti. Non si sono lasciati impietrire dalla lenta nevicata dei giorni. La Medusa non ci ha impietriti. Non ci siamo lasciati impietrire dalla lenta nevicata dei giorni. Thank you.